Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti o ben ritrovati o bentornati sulle frequenze della nostra cara radio per una nuova puntata del ciclo di catechesi De Maria Nunquansatis, giunto alla 26esima puntata e precisamente questa è la decima dedicata al secondo tema che stiamo affrontando in questa rubrica che è la tematica dedicata appunto a Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. Siamo nella seconda, ecco, sezione, quindi quella dedicata alla mediazione mariana, e questa è la sesta puntata che dedichiamo al tema molto bello, oltre che delicato, della mediazione mariana. Questa puntata cade nella felice coincidenza, o meglio di un'incidenza certamente non casuale, insomma, della vigilia di Natale, perché se ci facciamo attenzione è proprio la festa di Natale che celebra per antonomasia la mediazione mariana. Gesù nasce nel mondo per mezzo di Maria e da Maria, no? Et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine tommo factus est. Ecco, come recentemente ci ha ricordato il Santo Padre Francesco, nella liturgia di Natale e nella liturgia dell'Annunciazione, a queste parole ci si prostra in adorazione, ma in entrambi gli episodi vediamo che Dio opera sia l'incarnazione che la nascita attraverso Maria. Quindi c'è questo canale, l'abbiamo visto nelle splendide considerazioni di San Bernardo, scelto liberamente da Dio, abbiamo già visto tante volte, non indispensabile, ma da Lui fortemente voluto, e quindi una volta che è diventato oggetto della sua elezione, libera e volontaria come tutte le cose fatte dall'Altissimo senza nessunanissima costrizione, diventa però necessariamente significativo anche per noi. Abbiamo approfondito nelle puntate precedenti la posizione del Magistero della Chiesa e alcuni importanti scrittori ecclesiastici, autori ecclesiastici, tra cui due grandi santi, entrambi mariani, uno un po' più teologo e un altro un po' più, se vogliamo, mistico, che sono San Luigi Maria Monforte e San Bernardo de Chiaravalle, ci riservavamo diverse volte di dedicare almeno una puntata. Adesso non so se riuscirò a sintetizzare la bellezza di ciò di cui stiamo parlando con una sola puntata, ma quantomeno una puntata a vedere come la mediazione mariana è celebrata dalla liturgia. E ho già detto, insomma, che a mio avviso uno dei frutti più belli della riforma della Santa Messa è stata la composizione di questo magnifico messale mariano con tutte quante le messe della Beata e sempre Vergine Maria. Ci sono 46 messe in onore della Madonna, quasi una per settimana dell'anno, insomma, no? E tra l'altro distinte attraverso i tempi liturgici: tempo di Avvento, tempo di Natale, tempo di Quaresima, tempo di Pasqua e tempo ordinario. A sua volta il tempo ordinario distinto in tre sezioni. La prima sezione di 11 formulari che celebra la memoria della Madre di Dio, sottotitoli prevalentemente biblici e che esprimono il nesso tra Maria e la Chiesa. La seconda sezione e la prima messa della seconda sezione, proprio quella dedicata a Maria Vergine, Madre Mediatrice di Grazia, ha 9 formulari che venerano la memoria della Madre del Signore sotto i titoli, attenzione, che esprimono la sua cooperazione nel promuovere la vita spirituale dei fedeli. Quindi la prima, Madre Mediatrice di Grazia. Quindi capiamo già la mente della Chiesa, no? Questa seconda sezione fa proprio vedere come la Madonna coopera nella nostra santificazione, nel promuovere la nostra vita spirituale, cioè nel farci santi, nel farci camminare verso la santità. E la prima messa è appunto la cooperazione
e Maria Vergine Mediatrice di Grazia. Poi abbiamo ancora un'altra sezione, che è la terza, dove abbiamo otto formulari questa volta per la celebrazione di Maria Santissima, sottotitoli che manifestano la sua misericordiosa intercessione a favore dei fedeli. E quindi, per esempio, Maria Vergine Regina e Madre di Misericordia è la prima, e poi tutte le altre. Veramente è un piccolo capolavoro, non soltanto per le anime, diciamo così, devote alla Madonna, no? Ma questo messale ha anche lo scopo di far conoscere bene chi è la Madonna e di promuoverne anche un culto autentico, solido, fondato, quindi motivato. Sapete che quando nell'introduzione di questo ciclo nuovo di catechesi, come dire, presentavo l'intenzione di dedicare uno spazio a questa messa in onore della Madonna, che è assolutamente imprescindibile dovendo trattare di questo tema, dicevo attenzione perché c'è un antico adagio che dice che la legge della preghiera, quindi l'ex orandi, ossia la liturgia della Chiesa, stabilisce la legge della fede, cioè quando la Chiesa fa entrare una cosa nella liturgia, ecco perché la liturgia è un mondo assolutamente divino e a cui dobbiamo accostarci sempre con estrema riverenza, d'accordo? Perché cioè, è un atto pubblico di culto ufficiale della Chiesa. Quindi ecco perché va assolutamente salvaguardata, rispettata, non va violentata, va ben celebrata sia da parte del celebrante che da parte dei partecipanti, perché è una dimensione bilaterale, insomma, no? E quindi non si può assolutamente prescindere da questo. Quindi la liturgia è un ambiente sacro e normativo, quindi, della vita della Chiesa, a cui fare sicuro riferimento. Ecco, dette tutte queste cose, passiamo a presentare questa, quindi capiamo l'importanza molto decisiva, se vogliamo, no, di questa sezione. Allora, ogni messa in onore della Madonna presenta, numero uno, un formulario proprio, dove ci sono le cosiddette parti eucologiche, quindi della liturgia, proprie di quella singola messa. Quali sono? Sono l'antifona d'ingresso, l'orazione colletta, l'orazione sulle offerte, il prefazio, l'antifona alla comunione e l'orazione dopo la comunione. In tutte queste preghiere chiaramente c'è, come dire, condensata, adesso le vedremo, proprio espresso il contenuto che si vuole tramandare con questa celebrazione. Dopo tutta questa parte è preceduta da un'introduzione che spiega appunto l'origine e il significato di quella certa messa, e poi ci sono delle letture particolari scelte per quella determinata circostanza e per quella determinata messa, che chiaramente sono significative. Quindi faremo noi adesso un passaggio fondamentale: prima leggeremo l'introduzione, poi vedremo le letture e poi vedremo i testi eucologici andandoli a vedere. Andiamo dunque a vedere l'introduzione. La messa numero 30, Maria Vergine Madre Mediatrice di Grazia. Nel 1921, Benedetto XV, morto nel 1922, su richiesta del cardinale Desiderio Giuseppe Mercier, il grande cardinale Mercier, morto nel 1926, concesse a tutto il Belgio l'ufficio e la messa della Beata Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie, da celebrarsi il 31 maggio. La sede apostolica concesse poi a numerose altre diocesi e congregazioni religiose, dietro loro richiesta, il medesimo ufficio e la messa. Per
Perciò ne seguì che la memoria della Beata Vergine Maria, mediatrice, divenne quasi generale. Il Concilio Vaticano II, nel 1964, ha spiegato ampiamente la funzione della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa ed ha accuratamente esposto il senso e la forza della mediazione della Beata Vergine. Cita Lumen Gentium numero 60, adesso, che noi conosciamo molto bene perché l'abbiamo visto appunto nella prima delle puntate dedicate alla mediazione mariana. La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia, poiché ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da vera necessità, ma dal beneplacito di Dio e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui. Da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia, non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita. Leggo e basta perché ecco perché abbiamo già ampiamente approfondito tutte quante queste cose, per cui basta ascoltare le catechesi precedenti per vedere, no? Nel 1971 la Sacra Congregazione per il culto divino ha approvato la messa sotto il titolo della Beata Vergine Maria, Madre e Mediatrice di Grazie. Questa messa, aderendo fedelmente alla dottrina del Concilio Vaticano II, commemora contemporaneamente la funzione materna, madre, e il compito di mediatrice della Beata Vergine. Si chiama Maria Vergine, Madre e Mediatrice di Grazia, appunto perché l'essere Mediatrice di Grazia, come sappiamo, è strettamente connesso alla maternità di Maria. La Madonna è mediatrice di grazia perché? Perché è, per divina volontà, ad un tempo madre di Cristo e quindi madre di tutte le membra del corpo mistico di Cristo che siamo noi, che siamo i fedeli. Madre nell'ordine della grazia, nel senso che la sua azione coopera alla vita della grazia in noi. Come Dio è diventato uomo per mezzo di Maria, così noi diventiamo più divini, da uomini che siamo, per mezzo di Maria. Ai nostri giorni questa messa viene celebrata in molti luoghi l'8 maggio, il giorno della Madonna di Pompei. E qui viene proposta con alcune variazioni e con l'aggiunta del prefazio. Il formulario, come si conviene, celebra anzitutto Cristo, vero Dio e vero uomo, unico mediatore, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Prefazio, tratti con citazione della prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5, Ebrei 7, 25, e nel medesimo tema è sviluppato dall'orazione sulle offerte e da quella dopo la comunione. Ma onora anche la Beata Vergine Maria, Madre e mediatrice di grazia, poiché il Padre, nel mirabile disegno del suo amore, l'ha costituita madre e collaboratrice del Redentore. Attenzione, madre e collaboratrice del Redentore. La Vergine Maria è madre di grazia, poiché ha portato nel suo grembo purissimo Cristo, vero Dio e vero uomo, e ci ha dato lo stesso autore della grazia. La Vergine Maria è mediatrice di grazia, poiché è stata socia di Cristo nel procurarci la grazia più grande, la redenzione, cioè e la salvezza, la vita divina e la gloria che non ha fine. Passaggio fondamentale. Abbiamo visto che la mediazione mariana è conseguenza del suo essere corredentrice, e qui viene affermato esplicitamente in questo prenotanda alla Santa Messa, cioè è mediatrice di grazia poiché è stata socia di Cristo nel procurarci la grazia più grande, la redenzione, cioè la salvezza. Quindi l'essere mediatrice di Maria Santissima scaturisce come logica conseguenza dall'essere corredentrice. Nel formulario, la mediazione della Beata Vergine Maria viene giustamente interpretata come provvidenza d'amore dal prefazio, di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Guardate che, se posso esprimere una mia opinione personale, i prefazi di queste messe sono qualcosa di spettacolare. Io, sinceramente, quando li recito, stento a volte a non commuovermi perché sono veramente bellissimi. Questo
Questo per quanto riguarda l'introduzione che abbiamo approfondito. Adesso andiamo a vedere le letture che sono state scelte. E le letture sono molto significative. Le letture sono state scelte. Uno, quella tratta dal libro del profeta di Ester. Noi sappiamo la storia di Ester. E non del profeta Ester, scusate, dal libro di Ester, che non è una profetessa, insomma, la santa donna dell'Antico Testamento. Allora, la storia di Ester, penso che la conosciamo. Ester, questa donna ebrea, che si ritrova nella corte del re Assuero, unica ebrea, quando il generale luogotenente di Assuero voleva distruggere per odio la razza giudaica. Che succede? Mardocheo, che era lo zio di Ester, si rivolge a questa ragazza e dice: guarda, sta' attenta che può darsi che il nostro signore ti ha messo in quella condizione proprio in vista di questa grande calamità e cerca di farci qualcosa. Solo che c'era un problema, che le donne, le mogli del re, non potevano entrare al suo cospetto se non quando erano chiamate, altrimenti rischiavano la morte. Ester cosa fa? Rischia la morte, si mette a pregare, a digiunare, e dopo aver pregato e digiunare cerca di andare dal re Assuero per persuaderlo con la sua intercessione a risparmiare il suo popolo e per denunciare le malefatte di Aman l'Agagita. Cosa succede? E qui la prima lettura narra già la fine. Che il re stende lo scettro verso Ester, quindi la fa entrare per parlare con lui. Ester le rivela tutto il piano di questo empio uomo e il re, adirato, anziché far impiccare Mardocheo sul palo che Aman aveva preparato, ci fa impiccare lui. Quindi è molto significativa questa cosa qui, no? Perché capite, c'è anche qui chiaramente una interpretazione, i padri sarebbero andati a nozze, allegorica, no? Quindi Aman chi è? Aman è figura del diavolo, che ci tende insidie per distruggerci. Questo re, capito, è una tipologia, quindi non è che Dio assomiglia al re Assuero, no? Però rappresenterebbe il potere, no? Quindi la divina potenza. E Ester rappresenta appunto colei che intercede. E Mardocheo è immagine di coloro che si rivolgono a Maria per andare a cercare grazie presso il re. Ecco il senso di questa prima lettura. E la Madonna viene sempre accolta, la divina presenza viene sempre esaudita nelle sue sante richieste. E il diavolo, quando si mette a lavorare con coloro che ricorrono alla Madonna, può anche sembrare giungere, come in questo caso ci mancava un soffio, a cantare vittoria, ma poi qualcuna gli schiaccia la testa e quella qualcuna si chiama Maria Santissima. Ecco, dopo la prima lettura segue il Salmo responsoriale, anche il Salmo responsoriale molto importante, figlioli miei cari, nelle sante messe noi dobbiamo fare molta attenzione perché, ripeto, nella liturgia della Chiesa, cioè chi compone queste cose, le commissioni che fanno queste cose, che poi le approvano, cioè sono tutte, è pensato fin nei minimi particolari, capite? Cioè siamo noi che non riusciamo a comprenderlo, noi con i testi sacri succede un po' la stessa cosa di quando Dio opera con perfezione assoluta tutto quello che fa, siamo noi uomini che non capiamo quello che lui fa. Ecco, qui c'è la stessa cosa. Il Salmo è stato stesso, il Salmo 66, che è un salmo che di invocazione da parte del Signore della sua benedizione. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via fra tutte le genti e la tua salvezza. E poi, insieme al tema della invocazione della benedizione, in cui il salmo comincia e finisce, perché finisce con ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, la parte centrale, la lode e l'esultanza. Ti lodino i popoli di Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, ti lodino i popoli di Dio, ti lodino i popoli tutti. Quindi, che significa? La mediazione della Madonna è finalizzata a farci ottenere benedizioni da parte del Signore. Benedizioni, ossia benefici. E gli effetti delle benedizioni del Signore, cosa sono? Il prorompere in cantici di gioia, di esultanza e di lode. Grazie all'azione e all'intervento di Maria Santissima. Interessante anche l'antifono al Vangelo, perché anche i versetti delle antifone al Vangelo, anche qui,
Noi andiamo a messa, magari neanche li ascoltiamo, no? Magari cantiamo l'alleluia, poi c'è il lettore che legge il versetto e noi magari stiamo un po' con la testa per aria, può succedere a causa della nostra debolezza, no? Ma l'antifona al Vangelo dice sempre, trasmette sempre dei messaggi forti, d'accordo? E qui cosa viene detto? Te felice, o Santa Vergine Maria, Madre di Grazia e Regina di Misericordia, da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore. Tu sei madre nostra nell'ordine della grazia perché sei madre di Cristo, mediatore e salvatore. E la sua maternità di grazia è anche un essere regina di misericordia. Perché la mediazione mariana, e qui si vede benissimo nel Vangelo che segue, come canta San Bernardo in quello splendido inno che Dante gli mette in bocca nel Carme 33° del Paradiso, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, dice: la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Come nel Vangelo che segue, le nozze di Cana. Le nozze di Cana è il Vangelo della mediazione mariana per antonomasia. Ma l'intervento della Madonna non è nemmeno suscitato dalla previa richiesta degli invitati, ma è azionato, diciamo così, da Maria Santissima, sua sponte, di sua spontanea iniziativa. È lei che guarda e interviene presso il figlio. Noi sappiamo che c'è un'interpretazione molto profonda, no? Cioè, questo è certamente un miracolo realmente avvenuto, l'acqua è stata cambiata in vino, ma qui ci sarebbe da fare una catechesi lunga mezz'ora, insomma, soltanto su questo Vangelo, ma non è il caso, no? L'acqua rappresenta, come dire, tutto ciò che nella vita c'è di meno bello, insomma, no? Di inodore, di incolore, di insapore. Il vino rappresenta la gioia, l'amore, la risultanza, no? Quindi il senso di questo Vangelo è che la Madonna intercede presso il Signore perché possiamo essere liberati da una vita brutta, triste, grigia, ed avere la felicità, ed avere una vita degna di questo nome, che poi è la vita cristiana. Ecco, siccome quasi nessuno glielo chiede questo alla Madonna, perché non ci penso, ci penso lei a provocare, a suscitare, a richiedere. Prima ancora che sia richiesto anche il Signore da parte degli uomini, che scendano queste grazie. Ecco, l'immagine della medaglia miracolosa, ecco, di Maria, come ha voluto apparire a Rudebach, è molto significativa sotto questo punto di vista. Quindi vedete che bellissimo, bellissima composizione, un bellissimo capolavoro. Ora andiamo a vedere i testi eucologici. Grazie a Dio stiamo procedendo con una certa speditezza e quindi forse riusciamo. Allora, le antifone d'ingresso proposte della messa sono due. Anche l'antifona d'ingresso è importantissima, no? Oggi è la vigilia di Natale, no? Se uno va un pochino indietro, per esempio la famosa terza domenica di Natale, che è la domenica, non la terza domenica di Natale, scusate, la terza domenica di Avvento, detta anche la domenica della gioia, l'antifona è sempre gaudete, la prima parola, rallegratevi in italiano. Quindi l'antifona dà proprio il là alla messa, capite? E poi è come se fosse appunto un accordatore, no? Un diapason su cui poi tutta la liturgia si deve accordare. E allora qui ce ne sono due. Ave Santa Maria, fonte di pietà. Dal tuo grembo purissimo sgorga la ricchezza di tutte le grazie. Cristo, vero Dio e vero uomo. Prima icona. Santa Maria, la tutta santa. Fons pietatis, quindi lei è la fonte della pietà, cioè da lei impariamo la vita interiore, che è vita di rapporto intimo con il Signore, di cui lei è vera madre, avendolo avuto nel grembo purissimo, e da colui che è stato nel grembo purissimo di Maria sgorga la ricchezza di tutte le grazie di cui, questo è sottointeso, ma neanche troppo, Maria Santissima è, tra virgolette, ministra, amministratrice. Oppure, salve Santa Madre di Dio, per te la vita perduta ci è stata ridonata, tu dal cielo hai ricevuto il Figlio e hai generato al mondo il Salvatore. Immediatamente, cioè abbiamo il tema della maternità di Maria, e immediatamente la maternità divina di Maria, da cui sgorga come da sede, come dire, remota ma anche principale, la maternità e la mediazione nei nostri confronti, d'accordo? Perché ella è madre e mediatrice di grazia per
perché è madre dell'autore della grazia e mediatrice della sua presenza nel mondo, per volontà di Dio. Poi vediamo le tre preghiere, concludiamo poi con il prefazio. Allora, nella colletta si dice: O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Perle preziose, proprio la preghiera della Chiesa. Allora, o Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto. Quindi si tratta di un mirabile disegno di amore dipendente dalla divina volontà. Quindi questa funzione mariana è stabilita e voluta dalla divina volontà all'interno di un disegno di amore. Quindi non c'è nessuna costrizione, nessuna indispensabilità, nessuna necessità. Qual è questa volontà? Uno, che Maria desse alla luce l'autore della grazia, perché sappiamo tutti quanti benissimo che Gesù poteva tranquillamente venire sulla terra trentenne senza entrare nel grembo di Maria, senza mortificarsi a fare la vita di un infante che ancora non parla, come del resto ha fatto il figlio di Dio fatto uomo, eh? Quindi, perché desse alla luce l'autore della grazia, attenzione, fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione. Ecco il legame tra la mediazione di grazia e la corredenzione. Vedete che i testi eupologici e magisteriali, l'abbiamo visto, della Chiesa, non usano esplicitamente il termine corredentrice, ma esprimono il concetto della corredenzione, però. Quindi non ci vuole tanto, secondo me, a fare un passo ultimo, d'accordo? Perché è già tutto contenuto nel Magistero e nella vita liturgica e nella preghiera della Chiesa. Ancora, come la esercita questa mediazione? Per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie. La potenza della preghiera di Maria. Sapete che qualche santo, più di qualche santo, nei filoni di spiritualità mariane, ha chiamato la Madonna l'onnipotenza supplice, mentre Dio è l'onnipotenza per essenza, d'accordo? È l'onnipotenza in sé, perché può fare tutto quello che vuole. La Madonna non può fare tutto quello che vuole, ma è l'onnipotenza supplice, cioè esprime il fatto che tutto può presso il cuore di Dio attraverso la preghiera, attraverso la supplica. Per la potenza delle tue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie. La preghiera dell'offertorio: accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre, e con la forza operante del tuo Spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte perenne di ogni grazia e benedizione. Spettacolo anche qui. E si ricorda nuovamente la Vergine Madre e si ricorda anche che il momento, cioè cosa viene trasformato nel pane e nel vino eucaristici? La nostra umile offerta. Quindi la Madonna che interviene anche, cioè nel presentare la nostra umile offerta al Signore, perché ci trasformi in Lui, così come pane e vino vengono trasformati nel corpo, nel suo corpo e nel suo sangue. Prima dell'orazione, dopo la comunione, è bene vedere l'antifono e la comunione, no? Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta viene, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Abbiamo visto che la Madonna è l'acquedotto e le acque che porta sono le acque della vita, sono le grazie, è lo Spirito Santo. E costo che si paga presso la Madonna è zero, gratis. E l'orazione dopo la comunione dice: O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita. Dove sta la sorgente della vita? In Gesù, nell'Eucaristia. Concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore. Attenzione, che bello, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Ricordiamo quando abbiamo studiato la corredenzione, abbiamo parlato della corredenzione, abbiamo visto che tutti siamo dei piccoli corredentori.
La Madonna lo è sia come noi, ma si ha un titolo del tutto singolare e diverso da noi. Ecco, ma il senso della partecipazione ai sacri misteri è riempirsi di quella pienezza di grazia di cui Maria Santissima è mediatrice e diventare nel nostro piccolo dei piccoli Cristi, cioè dei suoi piccoli collaboratori nell'opera e nel mistero della redenzione. Infine il prefazio, chiudiamo in bellezza. Allora, vabbè, come sempre, sapete che i prefazi vengono tradotti con il Signore sia con voi, veramente cosa buona e giusta, la solita formula, diciamo, di stile, molto importante, eh? Rendere grazie sempre in ogni luogo dovremmo ricordarcelo molto molto spesso, eh? Che in ogni santa messa, questa è l'introduzione di ogni prefazio, ci fa comprendere quanto è importante dire grazie al Signore. Eh? Per esempio, oggi è la vigilia di Natale, ma io penso che un bel grazie bisogna dirglielo al Signore perché è venuto sulla terra tra di noi. Perdonatemi questa digressione. Non facciamo come purtroppo sovente accade, come il Papa ha detto mercoledì scorso durante l'udienza, che facciamo festa senza festeggiato. Ma questo oggi è una cosa molto molto diffusa. Facciamo festa senza festeggiato e senza manco dirgli grazie al Signore per questo dono immenso che ci ha dato, che Dio si è fatto uomo ed è nato tra noi. Chiusa la parentesi, vero Dio e vero uomo, prosegue il prefazio, egli è mediatore, è l'unico mediatore fra te e gli uomini. Abbiamo già parlato a suo tempo, no? Sempre vivo a intercedere nel nostro favore. Quando la Chiesa dice l'unico, non vuol dire che esclude che ce ne siano altri, ma è il primo, quello che è assolutamente indispensabile, sì, perché senza di lui tutti gli altri non avrebbero ragione di essere, quindi è quello che è indispensabile, quello che è più importante e quello che è la fonte di subordinata efficacia di tutti i mediatori inferiori, compresi i preti, i vescovi, il Papa e compresa Maria stessa, Maria Santissima stessa, perché la mediazione della Madonna trae efficacia da quella di Cristo ed è ad essa subordinata. Nel mistero della tua benevolenza, prosegue, hai voluto che Maria, madre e socia di nuovo del Redentore, ancora una volta sottolineata questa dimensione, quindi il legame con la redenzione fa di Maria la socia di Gesù e quindi la mediatrice. Nel mistero della tua benevolenza, hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna. E che missione ha? Di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Oh, queste sono le belle opere, le grandi opere della Madonna, le grazie più grandi. La Madonna Rudebach si è lamentata, ha detto: io voglio dare grandi grazie al Signore, me ne chiedono poche, quasi tutte legate alle povere esigenze di una vita temporale. Noi abbiamo bisogno di perdonare, figlioli miei cari, tutti! E di essere perdonati, perché senza perdono la nostra vita è un inferno. Dobbiamo stare in pace con tutti. Arriva Natale, ma la pace non è una parolina, perché noi il perdono lo troviamo e lo possiamo dare nel nome di Gesù. Non lo troviamo dentro le nostre forze. Questa grazia si ottiene alla Madonna di protezione. Noi abbiamo bisogno di essere veramente protetti, non dai potenti della terra, non dagli amici, non dal politico influente, d'accordo? Abbiamo bisogno di essere protetti dal male, con la M maiuscola. E questa protezione chi ce la dà? Ce la dà il Signore. Chi ce la ottiene? Maria Santissima. Di protezione e di grazia. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, perché senza la grazia non possiamo fare nulla, come ci ha detto Gesù. Di riconciliazione. Riconciliazione universale e di pace, la pace che bandisce ogni forma di violenza, divisione, chiacchiera, separazione. Anche su questo il Papa ci ha fatto pregare per un mese e spero che tutti gli ascoltatori diate buon consiglio l'abbiano fatto, eh? La preghiera a San Michele Arcangelo e il Suttum Presidium per respingere l'opera devastante che il diavolo sta facendo sulla Chiesa, non solo con le disgraziatissime avversità interne. Io invito ad ascoltare anche il discorso che Francesco ha fatto, Papa Francesco ha fatto venerdì scorso, un discorso molto forte alla Curia di Roma, dove ha parlato degli scandali
certamente, impersonificati da Davide, ma dove ha parlato anche dei problemi interni, cioè delle divisioni interne che ci sono nella Chiesa, dove ci sono i vari Giuda che pugnalano alle spalle i propri vicini e seminano zizzania l'uno contro l'altro. Sono ferite dolorosissime, entrambe però. Riconciliazione di pace. Un'anima mariana, un'anima cristiana non può scegliere stili, modi e vie violente di nessun tipo, non soltanto la violenza fisica, ma neanche la violenza verbale, l'insulto, l'aggressione, la maldicenza, e il mettere in pubblica piazza le cose brutte, insomma. Noi non abbiamo questo stile, questo non è lo stile dei cristiani, eh. E non c'è nessun buon pretesto, nessuna buona intenzione che giustifichi stili di questo genere. Prosegue il prefazio. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento. Provvidenza d'amore. L'abbiamo visto nell'introduzione, bellissimo. Questa provvidenza d'amore. Un'immagine proprio meravigliosa. Questa io non ci riesco a commentarla perché questo termine è incommentabile. La Madonna come espressione della provvidenza d'amore di Dio. È spettacolare. Ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria. Questa è l'esortazione rivolta a noi. Quando nei rischi e nelle ansie della vita noi abbiamo bisogno di una mamma, di una madre. E incessantemente la invoca, Madre di misericordia, dispensatrice di grazie. Ma se noi sapessimo quanto è buona la Madonna e quanto ci gode nel farci contenti. A Cana, la prima lettura, Gesù ha detto: guarda che non è ancora ora di fare miracoli. D'accordo? Sapete che qualche autore un pochino ardito ha detto arditamente, a mio avviso ha detto il vero, che cioè lì la Madonna Santissima ha fatto anticipare l'ora di compiere i miracoli a Gesù, capite? Cioè, per la sua sollecitudine materna, per il suo desiderio che aveva di fare felici quegli sposi. E Gesù dice: vabbè, dovrei fare il primo miracolo e lo faccio per te. Non lo dice Don Leonardo questa cosa qui, insomma, questa è una cosa che hanno detto persone ben più grandi di Don Leonardo, no? È certamente che è una cosa un pochino ardita, però la risposta di Gesù, certo che c'è anche l'interpretazione mistica, teologica, la conosciamo. Non è ancora giunta la mia ora. È l'ora di fare miracoli o l'ora della passione, quando uno entra poi nel campo della interpretazione appunto mistico-spirituale del miracolo, no? Dice, aspetta mamma, che quando morirò in croce la grazia tornerà, quindi l'acqua della vita senza la grazia di Dio sarà trasformata in vino. E questa è un'interpretazione plausibile, perché il Vangelo di Giovanni è costruito intorno all'ora di Gesù, che è appunto il momento della sua morte. Ma anche non è giunta l'ora di fare miracoli. E però Gesù l'ha anticipata, ha dato alla Madonna l'anticipo, ha dato la primizia, d'accordo? Un miracolo non compiuto pubblicamente, diciamo, nell'esercizio, ma durante una privata festa di nozze, per amore di Maria Santissima. Ma ci ti pare che se noi invochiamo questa mamma buonissima, non ci otterrà almeno la consolazione, la protezione, la misericordia, la grazia, nei rischi e nelle ansie della vita? San Bernardo in un'altra omelia ha detto: guarda, quando i marosi si fanno violenti, quando le circostanze. Guarda la stella, invoca Maria, invoca Maria, invoca Maria. Cioè, non invocare la Madonna, non farle esercitare questo ufficio che lei gode nel farlo, è una follia, d'accordo? Cioè, è un autoprivarci di una montagna di benefici, di cose bellissime che ella senza dubbio ci procurerà, d'accordo? Quindi non soltanto, come dire, riempire le orecchie della Madonna con le nostre richieste, ma dirci: Madonnina, va, pensaci tu lo sai di quali cazzo ho bisogno, io mi trovo in questo momento difficile, sto preoccupato, ho questa ansia, questa cosa, sì, ma affida le tue mani, dammi, ottienimi tu, parlaci tu con Gesù e digli tu tutte quante le cose che tu stessa più e meglio di me sai di cui ho bisogno, perché molte volte noi, come dice San Paolo, non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare.
questo che il Signore ci ha insegnato al Padre nostro, perché lì se domandi quelle cose non ti sbagli. Ma noi non lo sappiamo in tante circostanze. A noi ci sembrerebbe che sarebbe meglio una cosa piuttosto che un'altra, ma lo sarà veramente? Questo lo sa soltanto il nostro Signore. E lo sa la Madonna, che ben conosce la Divina Volontà, essendo l'amica, la familiare, la intima di Dio, colei che più di ogni altro è entrata dentro il mistero della Santissima Trinità, della vita divina, l'ha conosciuto, l'ha vissuto, e quindi Dio per lei non ha segreti. Quindi lei sa che cosa è realmente bene e buono per noi suoi figli. Bene, penso che non ci poteva essere modo migliore anche per darci e per dare, insomma, per augurare a tutti gli ascoltatori gli auspici e gli auguri, appunto, di un santissimo Natale, vissuto, ecco, con questo occhio particolare, no? Quindi contempliamo il bambino in braccio alla Madonna, ricordando che lei ci dà suo figlio e ci dà tutte le grazie necessarie per vivere in comunione con suo figlio, per conoscere meglio suo figlio, per essere protetti da suo figlio, benedetti da suo figlio, eccetera. Quindi un santo Natale a tutti e ci risentiamo alla prossima puntata. Ave Maria.